Questo programma è offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Eccomi qua! Ciao! Ma ciao! Oggi un saluto particolare ai golosi. Perché? Perché faremo una ricettina per loro, però sempre veloce e semplice. Faremo una crema fredda con croccante. Croccante l'andremo a fare noi alle mandorle. Quindi procediamo. Prendo mezzo litro di latte. E lo metto a scaldare. Poi 4 uova e prendo solo i tuorli. Quindi 4 tuorli. Qui aspetta un pochino di latte freddo, lo prendo, lo mischio qui con i tuorli, perché poi ci vado ad aggiungere la maizena e deve essere, quindi 4 tuorli. Due. Tre. E quattro, così. Facciamo. Così, poi si mette 80 g di zucchero, e 30 g più un cucchiaio di maizena. E si gira, si amalgama bene, così mi pulisco le mani. Così vado a versarla nel latte girando bene bene. E continuo a girare così fino a che non si rapprende. Sarà veloce la cosa, riprende il bollore e poi è cotta. Io non uso la farina per la crema perché la farina rilascia quel sapore, si sente sempre nella crema, mentre la maizena
molto meglio, anche meglio della fecola, eh. Se avete la fecola potete usare, c'è chi la usa, io no, non mi piace perché amo la maizena. Si gira, riprende il bollore. Ecco qua, ci siamo, quasi. Ecco qui. Guardate, è pronta. Pronta. Cosa facciamo noi? L'andiamo a mettere nelle coppette perché così si raffredda. Voi la mettete in frigo e la fate raffreddare bene perché deve essere crema fredda. Quindi io prendo un mestolino piccolino. Così. Prendo le coppe e ci vado a mettere la crema. Ecco qua. La battete un po' così, ma è bella anche un po' qui. Due. Non si spreca, si fanno abbondanti. Perché qui c'è dei golosoni, io ve lo volevo dire, però. Ecco fatto, questa qui, appoggio di qua. Ora, mentre la crema si raffredda, andiamo a fare il croccante che ci occorrono 120 grammi di zucchero. Quattro cucchiai di acqua. Uno, due, tre, quattro. E si va a mettere sul fuoco. Mentre quelle sul fuoco, io prendo della carta forno. La stendo così con un pezzetto di carta da cuscina. Mi tengo pronta perché poi vado, lo ungo un po' così. Ulteriormente non si attacca il croccante nella carta forno, però se ci avete in marmo ancora meglio, Ecco qua, pronto. Si gira.
e si sta pronti con le nostre mandorle, 120 grammi di zucchero e 120 grammi di mandorle. Vedete, incomincia a fare le bollicine e intanto si caramella senza... Guardate, le vedete le bollicine? Bene. Sento che le vedete, ho capito. Si gira. Così. Spuma lo zucchero. Basta per cuocere. Deve caramellare, quindi un pochino ci vuole. Si sta qui, appena si vede che inizia a cambiare colore, ci si butta le mandorle. Ecco, ci siamo quasi. Se lo zucchero deve essere caramellato, deve essere caramellato. Deve prendere il colore del caramello. C'è proprio colore caramello. Guardate, cambia. Sta cambiando colore. Ecco qui, io verso le mandorle e giro. Giro, giro. Eccole qua. Pronti? Pronti? Quando incomincia il caramello a sapere di bruciato,
si stende qui, così. Oplala. Si fa raffreddare. Si fa raffreddare un po'. Oh, il croccante si è raffreddato. Guardate. Ora, eccolo qua. Visto? Mi si è anche speciato. Buono. E ora vado a tritarlo. No, spezzettarlo prima, eh. Facciamo così. Mi sa che ho preso un po' il coltello sbagliato, però va bene lo stesso. Noi ci si arrangia. Questo qui. Così, un altro po', mi sa che ci siamo. Ecco, anche questo tritiamo un po' di più. Ecco qui, si prende le coppette e ci si mette il croccante. Guardiamo se basta, se no si continua a tagliare. Così, e anche questa. Oh. Voilà. Eccole qua. Eccole qua. Ci siamo. E la crema fredda con il croccante è pronta. Spero che vi sia piaciuta. Provatela a fare anche voi, perché è veramente, veramente buona. Quindi io, Lilio Pesca, vi diamo appuntamento qui domani alla solita ora. Oggi gustiamoci un
goloso a tavola. Ciao. Mangio. Goloso. Che bontà. Scusatemi, volto le spalle, ma non posso fare a meno. Ciao. Questo programma è stato offerto da Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola.